Agrigento, nella sala conferenze dell'ospedale San Giovanni di Dio si è conclusa oggi la 2 giorni di un corso di diabetologia ed endocrinologia pediatrica rivolto a pediatri ospedalieri, neonatologi, pediatri di libera scelta, infermieri professionali e psicologi, e diretto dal primario di pediatria d'Agrigento alla San Giovanni di Dio, Giuseppe Gramaglia. Tra i temi affrontati vi sono state le patologie endocrinologiche, come la sindrome adrenogenitale, l'ipotiroidismo, la pubertà precoce e il dovere in età pediatrica tra diagnosi precoce, trattamento terapeutico e le nuove tecnologie valide al suo trattamento. Un bellissimo incontro, un corso di formazione organizzato dall'ufficio formazione dell'AFPI con il benvolere anche della triade strategica, organizzato per gli infermieri, organizzato per i dirigenti medici pediatri, per i neonatologi, per i pediatri di libera scelta. Ci stiamo confrontando su quelle tematiche di interesse endocrinologico e diabetologico che più interessano la fascia d'età da 0 a 14 anni. Sono stati dei relatori di grosso respiro regionale ma anche a livello nazionale che ci stanno dando delle informazioni e della formazione per meglio agire su questi settori delicati della vita del bambino. La sindrome adrenogenitale, Andrea, l'incidenza, l'epidemiologia. E allora, la sindrome adrenogenitale certamente è una malattia rara se valutata nella sua forma grave, ma ci sono varie forme che fenotipicamente si manifestano e sono più frequenti perché alla base c'è un gene che è migliore da un punto di vista della sua funzionalità e quindi come tale danno una sintomatologia più sfumata e sono più frequenti. Nella prevenzione occorre valutare nel tempo tante ragazzine che poi presentano anomalie, per esempio sono bambine obese che presentano irsutismo e che hanno anche anomalie mestruali. Lo screening neonatale consente di fare diagnosi precoce e soprattutto di dare opportunità a questi bambini di essere trattati in tempi tali da avere una qualità della vita ottimale. Nell'ambito dell'incidenza, la nostra, soprattutto nella Sicilia occidentale, è di circa 1 a 2100-2200 neonati. Certamente l'incidenza ha delle variabili che dipendono dalla zona geografica a cui il bambino appartiene. L'eutirox, soprattutto nelle mamme che hanno avuto problemi di tiroidite, autoimmune o non, e bisogna iniziarlo il più presto possibile, penso. Io credo che il segreto sia quello di prendere in carico questi bambini già al momento del concepimento. La mamma che attende un bambino deve essere valutata adeguatamente dal ginecologo ma anche dall'endocrinologo per escludere che non ci sia un deficit della funzione tiroidea anche nella mamma ed evitare difetti ormonali già durante la vita intrauterina. Quindi è una presa in carico globale in cui deve essere un team multidisciplinare, ginecologo, endocrinologo pediatra e centro screening al suo fianco e poi pediatra di famiglia, garantire a questi bambini una corretta gestione della loro vita futura. Sicuramente il diabete sappiamo tutti che ormai è una patologia cronica la più frequente in epoca pediatrica che è in costante aumento. Alla base di una prevenzione delle complicanze ci deve stare sicuramente una buona educazione. Sappiamo bene come l'ipoglicemia post-diagnosi ma soprattutto durante il decorso della patologia rappresenta la complicanza acuta più frequente, ma oggi grazie a una corretta, adeguata educazione questo rischio di ipoglicemia deve essere assolutamente combattuto. È ridotto. Sta a noi diabetologi pediatri, sta ai pediatri di famiglia, di libera scelta, a tutti quanti, ma soprattutto alle famiglie, essere in grado di saperle prevenire e i mezzi ci sono. La chetacidosi diabetica è la seconda complicanza frequente purtroppo nei soggetti con diabete di tipo 1 perché c'è una cattiva gestione per esempio del microinfusore, c'è una cattiva gestione delle malattie acute intercorrenti e purtroppo oggi i problemi di eating disorder e particolarmente i problemi psicologici
neurologici nei ragazzi comportano questa complicanza. Infine, l'altra complicanza acuta più frequente è sicuramente la cattiva gestione in corso di malattie acute intercorrenti, come comportarsi in caso di gastroenteriti, come comportarsi in caso di febbre, ma sta qui al team diabetologico, che è fondamentale nel programma educativo, dare le dritte per evitarle. Lo sport è uno dei cardini fondamentali nella cura, nella prevenzione delle complicanze, ma soprattutto come è una delle tre chiavi fondamentali nel controllo del bambino diabetico.